Vuoi far parte della meeting room? Non sai cos'è? Uno spazio unico dedicato a tutti i miei fan, una linea diretta come quella che trovate all'interno degli spazi radiofonici, quando vengono mandati gli audio WhatsApp e vengono selezionati i migliori da mandare in diretta. In ogni episodio ci saranno 3 messaggi e selezionerò i 3 migliori messaggi audio che mi invierete con consigli, critiche, suggerimenti. Naturalmente, come è possibile farlo? Dovete seguirmi all'interno del mio profilo Instagram Mario_Pquadro e followarmi, inviarmi in direct questo messaggio audio della durata non superiore ai 20 secondi. Avete Telegram? Volete seguirmi su Telegram? Volete inviarmi questo audio lì? Nessun problema. Inoltrate l'audio all'interno della chat che trovate appunto nel link in descrizione sotto il video. Ed ecco i protagonisti della meeting room di oggi. Ciao Mario, sono un tuo fan, seguo la tua carriera, ogni volta che vedo un video non vedo l'ora che esce un nuovo video, un nuovo episodio, perché mi piace tanto la tua carriera col Cagliari. Vorrei darti dei consigli come dei giocatori da comprare, tipo Gervinho sulla fascia, Perotti a centrocampo, un Lucas Viglia, un Rakitic, o anche dei giovani tipo Orsolini, Zaniolo, Pinamonti, tanti giocatori tipo questi. Ciao Mario, stammi bene. Ciao Mario, mi sta piacendo molto la tua carriera col Cagliari, anche perché mi hai dato un'ispirazione sulla squadra con cui fare la carriera, e ti consiglierei un'ala sinistra che è Van der Heide, che ha 18-17 anni, lo puoi far crescere, lì diventa proprio una bestia. Ti saluto, ciao. Ciao Mario, io ti consiglio per il tuo Cagliari di prendere un centrocampista fenomenale che in un anno ti fa la differenza. Questo centrocampista è Tebo del Stoke City, e poi ti consiglio di prendere Reguilón, che insieme ai Tebo sono una coppia fantastica. Ciao! Vi ricordo che anche questo episodio è in collaborazione con OneFootball, l'unica app gratuita che vi racconta il calcio a 360 gradi. Cliccate qui sotto, cliccate nel link in descrizione per scaricarla e naturalmente personalizzarla con tutte le squadre che desiderate e naturalmente anche con tutti i giocatori che desiderate. Volete scoprire qualche cosa in più, qualche notizia particolare riguardo un giocatore, riguardo un risultato, riguardo un match? È facilissimo. Personalizzatela e naturalmente vi sorprenderete. Ed eccoci qua, bentornati Bombers. Eccolo il nuovo episodio della carriera allenatore con il Cagliari, l'episodio numero 16. Grazie mille a coloro che hanno provato ad indovinare il giocatore che costa di più, quello con il cartellino più alto, più costoso di questa squadra. Stiamo scendendo, sono qui che scendo piano piano con Agu, Nani, João Pedro, e andiamo con sempre più giocatori costosi come Marlon Pellegrini e il nostro giovanissimo, vi sento Galeano, stavo dicendo Calderano, invece Galeano, con Romario Barò. Ci avviciniamo Nandez, Cutrone, che molti di voi hanno votato, ma Nainggolan costa più di Cutrone, e sì, è lui, sto parlando di Alessio Cragno, il giocatore che costa di più all'interno della rosa del Cagliari. Bravissimi a tutti coloro che hanno indovinato, continuate a commentare e lasciate il like sotto ogni episodio. È arrivato il momento di scendere in campo contro una delle nostre direttissime rivali, sto parlando dell'Atalanta. Atalanta contro Cagliari. Muriel, il passaggio per Deron Barro, ancora Muriel, i due attaccanti di colore. Bello questo numero da parte di Muriel. C'è il tiro di Muriel che non cade, come una volta quando era Lecce, quando stravolgeva quell'attacco. Che torello Muriel. Riguardiamo qui il replay. Atalanta già in vantaggio contro il Cagliari. Questa proprio non ci voleva, però un gol meritato, anche perché ha travolto il nostro difensore Somma, e c'è la rete dell'1-0. Lichtsteiner, passaggio per Savarino, rasoterra, vincente, ce n'è in Golan, attenzione, scivolata, la rete del pareggio, Gianluca Caprari con il numero 17. Va sotto la curva ad esultare. Bellissima questa azione partita da Lichtsteiner sulla fascia di destra. Il terzino trova qua Savarino, e un passaggio veramente col contagocce da parte di Nainggolan, di Rajan Nainggolan, il capitano, che porta
qui il pallone a Caprari per la rete del pareggio. Mazzitelli ancora per Cutrone, che si è beccato quel cartellino giallo. Questa proprio non ci voleva. Ma allora c'è ancora Mazzitelli a tu per tu con la porta. Mazzitelli al 45esimo minuto di gioco ribalta il risultato, portando in vantaggio il Cagliari prima dello scadere del primo tempo. E il numero 8 se l'è meritato per questo primo tempo, dove nel match ha dimostrato di potersela giocare, di salire e diventare sempre più offensivo. Ma ricordiamo qui il replay, bello il tiro a giro, la rete del 2-1. Malinowski, numero di Malinowski, attenzione Malinowski, fa tutto da solo! E la rete del 2-2, prezioso il centrocampista per l'Atalanta, il numero 18, Malinowski. Un profilo molto interessante anche per un eventuale mercato futuro per il Cagliari, ma parliamo di un giocatore che, riguardiamo qui, è stato bravissimo, palla al piede, si è scartato tutta la difesa per pareggiare i conti con la rete del 2-2. Contro Alessio Cragno, che si tuffa ma non ci arriva. Sar, passaggio per Muriel, bello il cross, peccato qua per la difesa che sbaglia tutto, e c'è la rete del vantaggio. Si riporta in vantaggio l'Atalanta. Ma che partita, che partita ragazzi! E qui a Santo Stefano c'è il colpo di scena, perché non avete ancora digerito il pranzo di Natale. Bene, ve lo faccio digerire io con questo magnifico match. E ragazzi, davvero tantissimi mi piace, 500 like per la prossima puntata della carriera. Riguardiamo qua il replay, mamma mia, tantissima roba, bella partita. Marlon, passaggio per Mazzitelli, ancora lui, Galeano, entrato in campo a questo punto con Mazzitelli, c'è Nainggolan, raggia Nainggolan, vicino alla porta Nainggolan! 3-3, 65esimo, sesto gol del match, esulta il capitano. Riguardiamo qua ancora il replay, bello il passaggio di Mazzitelli, smarcante al massimo per lui, per il capitano, che porta in pareggio il risultato. Cosens, ancora Atalanta, attenzione, no, questo è fuori gioco. È fuori gioco, no! 4-3 all'83esimo minuto. Devo andare a riguardare qui il replay. E qua credevo fosse davvero in fuorigioco, non sono andato nemmeno a coprire, errore difensivo. E ancora Monachello, doppietta per lui, 4-3. De Roon per Monachello, ancora Atalanta con Di Francesco, sale dalla fascia di destra Di Francesco, ancora lui, il cross, la spassata di Cragno. Siamo al 90esimo, ce la godiamo fino alla fine, perché questa partita è davvero magnifica. Prima della fine dell'anno, ancora un numero di Di Francesco, il cross centrale, c'è... Ci sono pochi secondi al termine, sono 3 minuti di recupero con Cragno, la spostiamo in avanti con Nandez, tutti su, c'è Caprari, passaggio per Caputo, Ciccio Caputo, attenzione, Ciccio Caputo, da solo, Ciccio Caputo, il raso a terra, ci credo, il raso a terra, 4-4, un minuto in più di recupero, al 94esimo il Cagliari non muore, 4-4, il pareggio. Che bel campionato e che bella questa seconda stagione con il Cagliari. Ciccio Caputo, Vassigrade, la rete del 4-4. Forza, fischia, eccolo qui il fischio finale. C'è un pareggio magnifico in questa bellissima partita. Scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate di questo match. Voglio sapere sempre i vostri giudizi. Ricordatevi che un commento è sempre utile per migliorare questa bellissima carriera. E allora facciamoci questa bella simulazione contro il Benevento. Cagliari contro Benevento, siamo al 27 di settembre del 2020. 4-1. Ma c'è un infortunio, l'infortunio di Mazzitelli. Gol di Pellegrini, doppietta di Galeano, gol di João Pedro. Infortunio per circa 8 giorni, contusione alla gamba per lui. Andiamo a vedere che cosa ci dice João Pedro. Io direi che deve restare con i piedi per terra. E c'è la partita contro l'Everton. E allora, partita di Europa League, ci giochiamo i primi posti del girone. Togliamo Mazzitelli, che si è infortunato, ma che ha giocato davvero bene. A mio parere lì, come regista, non è affatto male. Andiamo a mettere
Hernandez e a questo punto inseriamo anche Kudus e Nani, che serve Nani in questa partita di Europa League, esperienza internazionale per lui, molto molto utile. Anche Caprari sostituisce João Pedro per quella bella partita che ha fatto contro l'Atalanta. Conferenza stampa, siamo qui in trasferta, siamo in Inghilterra contro l'Everton, nuova squadra di Carletto Ancelotti nella realtà. E vediamo, la sua squadra riuscirà a blistare il successo dell'esordio? Dobbiamo rimanere concentrati, assolutamente. Tutte le occasioni che ci capitano dobbiamo sfruttarle, sì, perché dobbiamo vincere anche contro di loro. Crede che la formazione Everton abbia qualche chance di battere la sua squadra? Vediamo le risposte a disposizione. Io direi che abbiamo buone possibilità di vincere, potrebbe essere la risposta migliore, ma diamo la possibilità che la squadra Everton vinca. Le vittorie non sono mai scontate, anche se stiamo attraversando un buon momento. La sua squadra è in un ottimo momento, crede che riuscirà a confermare le prestazioni offerte dalla sua squadra? Ragazzi, l'ho risposta a cavolo, cioè vi dico la verità, non vedo l'ora di giocare. Sì, perché dopo quella bella partita con l'Atalanta voglio giocare anche con l'Everton. È sempre magnifico giocare in Europa, sta arrivando il Cagliari ad affrontare l'Everton. Ed eccolo qui nel girone, l'Everton primo insieme a noi, sì, perché abbiamo 3 punti e 3 punti, ce la giochiamo, c'è sempre l'inno ed è un'emozione grande. La prima nella Sardegna Arena, la seconda in trasferta. Vedremo che cosa succederà con questi campioni sul campo. Patrick Cutrone, ancora Patrick Cutrone, belli questi numeri da parte sua. Tiene il pallone, però questa volta trova Nandez libero. Galeano, bello il passaggio per Cutrone! Che bomber il numero 63! Va lì, vicino agli spalti, ad esultare con i tifosi. I tifosi della casa di Castellu. E andiamo qua a riguardare questo bel replay per la bella rete di Patrick Cutrone. L'Inghilterra la conosce bene e questa è la sua rete. Pellegrini, passaggio centrale per Caprari, ancora per Galeano. Incredibile, 19esimo. Ah no, fuorigioco no, questa non ci voleva. Ma aspettavo il 2-0, dai, riguardiamo qua. Molto bene, tra l'altro di un soffio, peccato davvero, ma non è finita. Theo Walcott, Everton, pericoloso in questo frangente di gioco, c'è ancora Theo Walcott per Eggestein. E qua viene parata ancora una volta, malissimo. Molto male. 1-1. E andiamo a riguardare qui com'è capitata questa azione, com'è capitato questo errore. Un errore ancora di somma, peccato. Gol di Ken che pareggia i conti, 1-1, un po' roccambolesco. Bello il passaggio per Nainggolan, si avvicina alla porta, si avvicina all'area di rigore. Nainggolan non demorde, vicinissima la rete del 2-1 del vantaggio prima della fine del primo tempo, che è il secondo tempo, ed è un tiro a fior di secondo palo. Nainggolan, siamo negli ultimi minuti di recupero, c'è ancora Nani, cerca di scavalcare l'uomo, non ce la fa. Allora ancora Theo Walcott, passaggio per Brozovic. Ebbene sì, perché qua Brozovic è all'Everton, ma termina qui con un pareggio. Non è una sconfitta, ci portiamo a casa un bel punticino e siamo sempre lassù primi, sia per l'Everton sia per noi, perché abbiamo 4 punti a testa. L'Europa League è ancora tutta da giocare. E allora a questo punto simulazione, Sassuolo contro Cagliari. Qualche cambio giusto per migliorare la rosa, che erano stanchi. Insomma, Galeano porta a termine un bel gol e quindi 1-0, vince il Cagliari. Ennesima simulazione, quella contro il Parma. Cagliari contro Parma, siamo già al 18 ottobre del 2020 e c'è ancora la rete di Galeano, che seppur infortunato, peccato, ma sono altri 3 punti pesantissimi. E allora, io direi che a questo punto possiamo andare a vedere l'infortunio, possiamo andare a vedere e verificare appunto quanto è grave questo infortunio e andiamo direttamente nelle notifiche, andiamo a vedere le mail. 3 giorni, contusione al costato, quindi direi che non è preoccupante, molto bene, meglio così.
E allora andiamo a giocare anche questa partita contro il Cluj, partita che io quasi quasi simulerei. Intanto simuliamo anche gli allenamenti, tra l'altro c'è l'infortunio di Galeano, quindi utilizziamo qualcun altro, mettiamo qualche altro giocatore per allenarlo e farlo diventare forte, come Kaleki Iheanacho, il nostro Nacho Spinacho, che sta facendo un po' fatica con il brillante esordio di Patrick Cutrone a mostrare la sua vera forza. E allora a questo punto andiamo avanti, andiamo a vedere che cosa succede qua contro il Cluj. E ragazzi, davvero sono contentissimo di farvi vedere questi talenti, ragazzi. La nuova coppia di talenti, a mio parere, non so che cosa ne pensate voi, ma sono Patrick Cutrone e Mazzitelli, che hanno trovato una quadra importantissima con tante reti, perché segna Mazzitelli, segna Cutrone e anche Caprari, che non è più quel giovanissimo talento, però ragazzi, Che bella rosa, ed è fantastico, davvero fantastico giocarcela anche in Europa League con giocatori realistici. Ecco, ha sempre avuto questa come ideologia la carriera allenatore con il Cagliari, avere comunque una rosa realistica con un mix tra giovani e giocatori un po' più esperti, come lo è a questo punto il buon Lichtsteiner, che giocherà titolare in questo match. Togliamo a questo punto anche Pellegrini, mettiamo Agu, che sono arrivati finalmente allo stesso overall, e non so che cosa ne pensate voi, però Agu è un po' più offensivo. Si scende in campo, cambiato idea ragazzi, voglio giocarle tutte, non vedo l'ora di vincere anche contro il Cluj. João Pedro, passaggio centrale per Patrick Cutrone, numero per lui, fantastico Cutrone. Mazzitelli, ancora Mazzitelli, il passaggio per Rajan Engolan, per Patrick Cutrone, Cutrone, Cutrone! Due minuti, ragazzi, il livello è sempre leggenda. Due minuti, ma quando sente l'odore di Europa League, Patrick Cutrone si esalta e mostra i suoi artigli. Guardiamo qui il replay, è in gioco, è perfettamente in gioco e porta in vantaggio il Cagliari con la rete dell'1-0. Plata, bello il passaggio, scavalca l'uomo, a questo punto c'è Tukodan, come diavolo ti chiami, attenzione il colpo di testa, la parata di Alessio Cragno, 5 minuti e cerca il Cluj di non farsi trovare impreparato dopo la rete dello svantaggio. Colpo di testa, ma c'è sempre Cragno. Mazzitelli per Nainggolan. Nainggolan, passaggio per João Pedro. João Pedro cerca Freddy Agu. Agu sale sulla fascia di sinistra. Il nostro terzino sinistro, super offensivo. Passaggio centrale per Cutrone. Il tiro di Cutrone, la parata, colpo di testa. Poteva essere la doppietta. Fa tutto lui da davanti, fa tutto lui in attacco. Ed è un colpo di testa raro in questo FIFA 20. Poteva essere la rete del 2-0. Nainggolan per Patrick Cutrone. Ancora una volta il Cagliari. E sale qua João Pedro. Numeri per lui. Cerca l'uomo in mezzo. Lo trova in Romario Baro. Il Gervinho. Il nuovo Gervinho del Cagliari di Castelduero. Andiamo qua a guardare questa bella rete, ed è una rete di prima, una rete di prima. No look per lui, riguardiamo, molto bene, 2-0. Plata e il Cluj sale con Lamine Traoré, il cross, ma che tiro, cross tiro, non lo so che cosa fosse. Però ragazzi, so soltanto una cosa, che non riusciamo a vincere anche contro il Cluj, e c'è il Cagliari vincente in Europa League. Inizia il match contro il Milan, c'è Çalhanoğlu che si allena, ma ora sono io a farvi una domanda prima di iniziare questo match. Quale sarà il risultato esatto? Quale sarà il risultato finale tra Milan e Cagliari in questa partita in trasferta? Provate a scriverlo qui sotto nei commenti, lasciate un bel like. Io vi aspetto con tanti audio per la Meeting Room. Scrivetemi nel mio profilo Instagram, mario_pquadro, e tutti gli audio più importanti, più belli, saranno inseriti nei prossimi episodi nella Meeting Room, l'esclusiva di questa carriera allenatore. Io vi aspetto, 500 like per la prossima puntata. Naturalmente, buone feste a tutti. Ciao!